quando tutto è crollato, eravamo quelli meno preparati. Non sai mai quando il tuo mondo sta per cambiare. Nella pioggia c'è un virus. Ma quando accade, devi avere un piano. Che bene dalle stesse zone che dalla seta. Ma che fai? Muori, maledetto zombie! Ma non hai visto? L'ho ucciso, si è trasformato in uno zombie. Farfugliava. Ma lui parla sempre così! Beh, tipico farfugliare da zombie! E poi non hai sentito cosa ho detto? Nella pioggia c'è il virus, nella pioggia non ci sono zombie! Ah, quindi questo non è un film sugli zombie. Oh, ma non l'hai letta la sceneggiatura? Il virus è portato dalla pioggia. The rain. Pioggia, the rain. Oh, ma sei rincoglionito proprio, eh. The Rain, coglionito. La prima stagione, in esclusiva, su UFIX. Comunque a me non è arrivata. Guarda negli spam! Ciao gente dell'altro mondo e benvenuti ad una nuova puntata di YouScoop. E comunque ragazzi, che ne pensate di questo bellissimo film? Come avete potuto vedere il trailer? Com'è che si chiama, Alice? The Rain Cognonitz. E non lo so. Gli attori erano fantastici, però super. Allora, adesso io devo dire una cosa, sarò paranoica, quello che volete, ma io sono sicura. Già lo so. No, io sono io sicura. Io già lo so. Dai. Io sono sicura al 200% che quello lì era Li stai annoiando. È lui, ho capito, ma è lui. Ma allora, non io è lui. Io giuro, la prossima volta, il prossimo film, io lo inseguo. Io vado dietro allo stage, non mi interessa, guardo e vi assicuro, faccio il video, secondo me è lui. Mentre Alice è in preda di queste tipo allucinazioni e cose del genere, che ne pensate di questo UFLIX, di queste serie TV, di questi film? Fateci sapere nei commenti, perché a noi sta piacendo. Io ho già fatto l'abbonamento. Comunque, volevamo dirvi, parliamo oggi di un argomento molto serio, ovvero di bullismo. Qualche episodio fa abbiamo già trattato di questo argomento e abbiamo ricevuto un commento in particolare che cosa diceva? Che diceva che prendevamo l'argomento, insomma, con troppa leggerezza, un po' alla leggera. Quindi ci dispiace se l'avete visto in questo modo, infatti ora vogliamo dimostrarvi che in realtà non è per niente così, perché il bullismo è un argomento davvero molto molto serio. È per questo che adesso vi facciamo vedere un esperimento sociale realizzato dalla scuola Italo Svevo. Esatto, la scuola media Italo Svevo di Kions, ed è davvero bello questa volta, cioè sono stati davvero bravissimi i ragazzi, proprio sembrava bullismo vero. Quindi guardatevi il video e fateci sapere. Siamo del progetto YouScoop della scuola secondaria di primo grado Italo Svevo di Kions. Oggi svolgeremo un esperimento sociale nel quale tratteremo il bullismo. Uno di noi in particolare farà la vittima mentre gli altri gli aggressori e vedremo che reazione avrà la gente che ci passa intorno. Dammi il telefono! Non ce l'ho! Aiuto! Mi dai il telefono! Non ce l'ho! Aiuto! Aiuto! Passa! Dammi il telefono! Non ce l'ho! Aiuto! Ma è suo il telefono! Grazie! Scusa, cioè, vediamo le mani! Ma cosa? Che cosa? Il telefono, cavolo! Le mani, i piedi! Aiuto! Oddio! No, me la faccio il telefono! Aiuto! Non mi dai il telefono!
ridammi il telefono! Non ce l'ho, lo capisci! Ridammi il telefono! Lo capisci che non ce l'ho! Ridammi il telefono! E cos'è? Si, gli sono girati 5 minuti e se n'è andato con le sue gambe? Il telefono ha le gambe, Lia! Non ce l'ho! Elia, te lo dico chiaro! Dai, non ce l'ho! Ridammelo! Le mani addosso non me le metti tu, hai capito? Ma cosa vuoi tu? Senti, me lo ridai il telefono, non senza discutere! Me lo ridai il telefono! Non ce l'ho! Ridammelo! Non ce l'ho! Ma quante volte devo dire che non ce l'ho? Non me ne frega quante volte me lo dici, l'importante è che me lo dai, non ti ho chiesto di dirmi che non ce l'hai! Ridammi il telefono! Ridammelo! Ma cosa vuoi? Ridammi il telefono! Ma non... Con me non fai finta, hai capito? Ma me lo ridai, io ti picchio! Di nuovo, A me invece sì, perché non ce l'ho più nelle tasche, non c'è più da nessuna parte! Quindi o l'hai preso tu o se n'è andato! Ma che me ne frega me le il cellulare? Ridammi il cellulare! Io ce l'ho già il cellulare, ce l'ho già! Mi ha rubato il cellulare, signora! Devo chiamare la sicurezza? No, però dica che mi ridia il cellulare! Me lo ridai, per favore? Me lo ridai? No, guarda che mi sto incavolando, perché non è che il cellulare va via dalle tasche così perché gli va. Il cellulare non ha le gambe, Aurelio. Ridammi il cellulare. Ridammi il cellulare, ho detto. Ridammi il cellulare. Dai il cellulare, non farti fare così per piacere, dai. Come avrete potuto vedere, molta gente non si è fermata, segno che ancora non vuole affrontare questa cosa, chiamiamola così, e vi assicuro che questa cosa qui mi mette molto, mi rende molto triste, perché io ho subito bullismo e non è una cosa bella, quindi per tirarvi su di morale vi lascio il momento poi. Nel colmo della notte, a volte, accade che si risvegli come un bimbo, il vento. Solo, pian piano, vien per il sentiero. Penetra nel villaggio addormentato. Striscia guardingo fino alla fontana, poi si sofferma, tacito, in ascolto. Pallide stan tutte le case intorno, tutte le querce, mute. Saluti finali! Speriamo che questo video vi sia piaciuto. E quindi un ringraziamento speciale alla scuola Italo Svevo di Kions. Ha trattato l'argomento davvero in maniera fantastica. Davvero molto molto bravi. Un ringraziamento specialissimo in particolare alla nostra ragazza, alla nostra fan che ci commenta sempre i video e ci mette sempre like, che è Jenny Tatani. E quindi un saluto e grazie. Poi abbiamo scoperto che stai iniziando una bellissima e una lunghissima carriera da attrice. Quindi in bocca al lupo per questo. E vogliamo fare un ringraziamento anche a Laura Spinosa comunque. E mi raccomando, commenta, facci sapere se questo video invece ti è piaciuto. Ti è piaciuto di più, ecco. Un ringraziamento super speciale alla scuola media Italo Svevo di Kions. E un ringraziamento speciale al centro commerciale Gran Fiume, Gran Shopping di Fiume Veneto. Ogni giorno divento sempre più bravo. Comunque ci rivediamo sempre qui alle ore 4 su YouScoop, non mancate. E mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate qua sotto e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo come ogni giovedì alle 4 e... Grazie! No, con Marco Cinelli, Alice Zanini, Camilla Carli e YouScoop. Comunque, prima di concludere volevo farvi vedere una cosa. Questo video magico è grado di fare... No. Ciao gente dell'altro mondo! Vabbè, però anche te sui fianchi. Pazzesco. Fine.